Ci troviamo all'interno dello stand Julian in compagnia di Bendis Ronchetti, titolare dell'azienda. Bendis, puoi raccontarci questo prodotto? Allora, da tre generazioni nasce il Julian e produciamo tappeti contemporanei in lana e pura seta. Ci teniamo a dire pura seta perché il 95% del mercato dei tappeti utilizzano materiali non adatti e noi utilizziamo il materiale più fine, più ricercato proprio per il tappeto contemporaneo. Sono titolare, come ben detto, insieme a mio fratello Davis Ronchetti e siamo arrivati appunto alla terza generazione e abbiamo un showroom in via Manzoni 41 che è dedicato solamente al mondo del tappeto contemporaneo. Parlo di tappeto contemporaneo anche se le nostre stampe variano da stampe più contemporanee al classico ricercato fino ad arrivare a una sezione dove facciamo delle limited edition con designer, stilisti, blogger, gente comunque sia dello spettacolo che della moda e facciamo alcuni pezzi col mondo un po' più ricercato del design appunto con la limited edition. Quali sono i vostri mercati di riferimento? Sì, allora, oggi come oggi l'85%, ci dispiace dirlo, ma l'85% è lavoriamo con l'estero, quindi i mercati più importanti per noi sono dal Medio Oriente all'Europa dell'Est, all'Asia, che sta andando veramente forte, e anche alcuni paesi comunque dell'Africa del Nord e Centro Africa. E dato che siamo a Maison Objet, per quello che riguarda il mercato francese? Sì, per il mercato francese, comunque il mercato francese è anche un mercato internazionale perché tantissimi residenti comunque a Parigi sono di altri paesi e quindi abbiamo sia il cliente francese ma soprattutto la clientela che arriva da altri paesi che hanno a Parigi un appartamento, case o che viaggiano appunto per venire al Maison Objet con i loro architetti proprio con i progetti in mano per le case e per i progetti. E altri appuntamenti oltre a questo nel corso dell'anno? Sì, fra 2 mesi/3 mesi ci sarà appunto il Salone del Mobile ad aprile, quello sarà comunque l'evento più importante per il Julian perché giocheremo in casa con l'Expo in arrivo a maggio, sarà una delle fiere più importanti. Dopo quella di Milano appunto andremo a Dubai e più avanti andremo anche a Mosca, quindi per le nostre due, tra le fiere più importanti appunto che faremo sarà Dubai e Mosca. Ti ringrazio.